collocata e ha dei nobili sentimenti. Cioè Gennaro è così come lo vedete. Oh, non c'è state. Ed è quello che scrive, cioè quello che scrive rappresenta pienamente il carattere di Gennaro, che non è da tutti, attenzione, perché molti scrivono delle bellissime cose, ma poi non è che hanno poi una vita che si intona molto con quello che scrivono, insomma, un po' come dire, si predica bene, ma si reazza la mente. Ecco, io vorrei parlare d'amore. Si dice che l'amore sia il motore del mondo, eppure io l'amore lo associo alla figura femminile. Per me il vero motore del mondo è la donna. Grazie. La donna è poesia. Le donne sono poesie che respirano. Nella donna sono racchiuse tutte le forme d'amore. La donna è vita che produce vita. E a proposito di vita, io mi sono sempre chiesto quale fosse il senso di quando diciamo alla propria donna: tu sei la vita mia. Forse vuol dire che hai sensi di un po' se cantare. E così, durante una notte insonne, ho estratto questo pensiero dall'immaginazione e l'ho messo in poesia, come diceva Massimo, al concorso Emozioni in Versi è stata premiata con una menzione di merito, e la ripropongo stasera. La vita mia. E sì, più bella ancora, ci vogliate dire. Sti carne valutate, se veste di poesia. Gustavo che la luce, ma portate non esiste tempo. Cuore mi carnale, che mi hai saputo fare, ma sei pigliato, ma sei imbrogliato. A roppi te, io voglio ancora te. Unico amore di sta vita mia, sei morta stamattina, in questi bracci. Andiamo, fammi un sorriso. Ah no, non vuoi parlare. Guardate. Guardate che per niente. Ebbene, io non mi muovo a cavo di e sto sentendo fritta. Come a te. Maronna. Ma quando io invece metto sto bolino, l'hanno portato te. Tanto, che ne facessi questa vita mia? Che ne facessi vuole senza te? Fu piccante. Non sento niente di vero. Se sta studiando solo. Amore, aspetta. Sto cuore sta correndo già di te. Io poi ho un'altra convinzione, che è quella che gli amori siano eterni. Ci sono amori stabili, amori impossibili, amori che non nascono perché non ne hanno avuto la forza, hanno avuto paura di manifestarsi. E poi ci sono gli amori che si interrompono. Non mi piace dire che gli amori finiscono. Quando tu isolassi, vanno in tanto i gambi di spartito della stessa prigionia. E questo rende quell'amore eterno. Tempo fa, un mio carissimo amico mi chiamò dicendo, io non ho più tempo. Perché io, scherzando, gli dissi, ma perché verso di oggi va bene tutti i tempi. Che succede? Peggio, mi disse. Mia moglie non mi dà più tempo. Si stava separando dalla moglie. Gli dissi, prendiamoci un caffè. Ti vengo a prendere. Abbiamo preso per tre mesi il caffè. Ho ascoltato la sua storia e gli ho scritto questa poesia, che non è altro le parole che avrei voluto che lui dicesse a sua moglie, a lei. Si potesse cancellare i ricordi, allontanasse tutti i momenti brutti,
e rimanesse solo io e non si stata innamorata di me. E dindo silenzio, tassi di questa volta, perché ogni silenzio è fatto per sentire come ci battono cuore innamorato. E poi, quando portassi a questo conto le pensiero mie, quando fa leggere quella che non ha diritto mai, a questo scritto, voglio rimanere con te fino a tra mondo più lontano. Quando mi urla, guarda la tinta all'occhio, ci posso leggere la vita mia. In apertura dicevo che la donna racchiude tutte le forme d'amore. Secondo me la più bella è quando è mamma. E ci sono alcuni casi dove l'amore di una mamma supera se stesso, supera l'immaginazione umana, supera il potenziale d'amore che Dio ha dato in dotazione. In alcuni casi va oltre. E anche qui ho dato spazio alla mia immaginazione con questa poesia. Aria dell'astro. Scende un aridro silenzio, l'ombra la sera, aria dell'astro in una camera di ospedale. Quando tante creature passano i giorni bruciando tempo, pazziando a nascondino. A nascondino rina luce la speranza che gli combatta sapendo di perdere. Con sguardo stanco e una lacrima a mezza voce si guarda nei tuoi specchi. Ma si racconta una bugia. E ora sono tutte da le qua. L'ora assegnata ogni faccenda aspetta. E Dio c'ha Maricino. Più tardi è l'ora della bambina. Più tardi ancora si fanno pisolini. Ma quando piccerino sconsolata si addormenta e chiagna con dolore, l'indemani mamma sua trova una sconiglia. La mamma è una forza sua. E se non si stanca e sta a battaglia, sicuro un corpo porto strazia, e spesso ce l'aveva pure con Gesù per suo castigo. Stanotte un piccerino pare strano, la mamma pure pare rassegnata. L'ultimo sguardo si fanno tutti e due, e se capisce che è fernuta sta tortura. Un piccerino si arrabbia e trova pace. Forte se la stringa ambiente mamma sua, mentre la vita regge lo sussurro, zitto zitto. La morte non è poco così brutta, e non pianta finalmente se può fare. E intanto, fuori anche l'astro, o viene a carezza vede le campane, proprio mentre la spiga metto grano. Grazie. Complimenti Gennaro, grazie. Grazie, bravissimo.